Appassionati di calcio, il saluto di Gaetano Vitale dal Trastevere Stadium per l'episodio numero 13 del girone F di Serie D. Oggi è Trastevere Team Nuova Florida. E palla ancora bianca, sventagliata di Calderoni verso Bertoldi, che prova a fare la lotta, la palla gli rimane lì, riesce ad agganciarla. Il destro sul primo palo, Giordani risponde, occasionissima Trastevere. Va Tortolano col destro a girare sul primo, confusione Calderoni, Giordani risponde, anzi è stato Massimo a calciare. Mentre qui Alonzi aggancia il pallone, Crescenzo riesce a rientrare, vuole far scoccare il proprio destro, lo fa. Cross di Contini, profondissimo, riesce ad arrivarci un suo compagno poi al limite e il Bactaoui si coordina col Mancino. 6 in area, parte il 7 col destro ad uscire, ci arriva Massimo, grandissimo intervento di Giordani. C'era Tortolano di fronte, non c'è fallo su Massimo, Zitelli con la conclusione. Riesce a toccare Semprini, ma non basta, il vantaggio del Nuova Florida, bordata da lontano del 30, che vale lo 0-1 al Trastevere Stadium. Berardi, Alonzi prova a dare profondità, la palla arriva proprio al 9, che la deve gestire, riesce ad andare via, tutto buono per l'arbitro, prende posizione su Spina, scarico per Santilli, che può alimentare l'azione andando da Crescenzo. Bertoldi, ampie falcate, arriva la sovrapposizione di Cervoni, palla centro-aria per il colpo che arriva da parte del numero 14 De Costanzo, il cambio che cambia la partita, il Trastevere ha pareggiato, ha segnato De Costanzo 1-1. Barriera da tre uomini per Giordani, Massimo va sopra la barriera, lungo linea ci sarebbe Bertoldi, si va lì, poi il tocco di prima del 7 che rivorrebbe Cervoni, ci arriva il 2 molto bravo a tenerla e poi a gestirla, la palla non è uscita, Cervoni può andare anche dentro l'aria, l'appoggio fuori per Crescenzo. Intanto gestione bianca, Cervoni rischia e la perde, El Bactaoui corre verso la porta, Santovito si butta giù, El Bactaoui passa e poi la deviazione forse di Crescenzo, forse di Cervoni, voglia di vincerla questa partita. Lo porto verso Alonzi che prende posizione, la mette giù, Alonzi va via a De Martino, col Mancino Alonzi, l'ha inchiodata lì Giordani. Capparella, tocca per il Bactaoui che riesce ad andare via a Santovito, ancora il 92 che rimette dentro per Capparella, Berardi, Calombo sul secondo palo. La palla è ovviamente per Alonzi che gestisce, serve De Costanzo che può insediarsi in area, lato sinistro dell'area, palla a centro. E arriva il triplice fischio dell'arbitro, c'è delusione al Trastevere Stadium perché il Trastevere di Mister Cioci dopo 6 vittorie consecutive tra le mura amiche non vince, finisce 1-1.